Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Joele e questo è il mio canale. Oggi voglio parlare di un argomento un pochino particolare che mi è venuto in mente perché ho sentito alcuni discorsi. Prima di tutto vorrei partire dicendo che quando si coltiva l'orto viene molto poco preso in considerazione il fattore terreno. Si pensa sempre a un sacco di cose, ma non si pensa mai abbastanza al terreno e soprattutto alla cura del nostro terreno. Molto spesso si sente dire: non è il terreno adatto, non ho un terreno adatto per questa cosa, non ho un terreno adatto per quest'altra cosa, in questo posto non mi ci viene bene questo, in questo posto non mi ci viene bene quest'altro. Questi discorsi sono molto molto veri perché li faccio anche io e effettivamente è vero, in alcuni luoghi ci vengono meglio alcune cose, mentre in altri posti ci vengono meglio altri ortaggi, altrimenti non ci sarebbero la biodiversità e non esisterebbero le diverse zone climatiche con i diversi prodotti locali. Ad esempio i pomodori di Pachino vengono bene a Pachino. Questo è dato anche dal fatto che una pianta per crescere non ha soltanto bisogno del terreno ma anche di un determinato clima, che in determinate zone è migliore di altre per lo sviluppo di quella specifica pianta. Mentre quando si parla di terreno, io credo che si possa più o meno partire tutti da una cosa inequivocabile, ovvero che il terreno, se trattato bene, di suo è fertile, sempre che sia terreno, perché se è sabbia non è fertile, anche se potrebbe essere fertile per alcune cose. Quindi chi può dire cosa è fertile e cosa no? Ma arriviamo al punto, perché ci sto girando troppo intorno e mi perdo da solo. Dunque, come dicevo, molto spesso mi sento dire che il terreno non rende più come una volta, che si è sciupato oppure che si compatta esageratamente, è stato lavorato e subito dopo si è ricompattato, e si cerca di dare la colpa al terreno a volte, mentre la colpa è nostra. Molti ortisti danno per scontato che un terreno è composto in un determinato modo e che ci dovrebbe dare determinati risultati, senza considerare che l'agricoltura e la coltivazione intensiva degli ortaggi porta alla distruzione di questo terreno piano piano nel tempo. Ovviamente non parlo soltanto di grandi colture ma anche di piccoli orti, perché se facciamo l'orto sempre nel solito punto, sempre nel solito modo per 30 anni, il terreno cambia notevolmente da quando abbiamo iniziato a fare l'orto fino a quando abbiamo finito. Non solo nella sua composizione per quanto riguarda i nutrienti che lo compongono e che nutrono le nostre piante, ma anche nella sua composizione organica più generale. Adesso io non sono nessuno e non me ne intendo quasi per niente, però se inizi a lavorare un terreno che è fertile, ha una grande sostanza organica, è bello compatto, e finisci di lavorarlo dopo decine di anni che è sabbia, che si compatta velocemente, che non lascia passare l'acqua, che non trattiene l'acqua, c'è qualche problema. Ciò di cui mi sono reso conto con gli anni coltivando il mio orto e cercando di dare consigli giusti in qua e là a persone che si sono appassionate da poco a questa bellissima cosa che è l'agricoltura personale, è che non esistono trattamenti giusti o sbagliati o concimazioni giuste o sbagliate, ma esiste soltanto tanta cura per il nostro terreno. Se partiamo dal presupposto che è esattamente dal terreno che viene tutto il nutrimento per le nostre piante e ogni risultato che ci darà la nostra pianta viene condizionato fortemente, perché è ciò che mangia, dal terreno, allora secondo me cambiamo un pochino la prospettiva che abbiamo nei confronti dell'orto e della coltivazione. Discorso pesante, porca! Per farla breve, dobbiamo amare il nostro terreno e cercare di curarlo. Se noi curiamo il nostro terreno avremo ottimi risultati per quanto riguarda la coltivazione delle nostre piante, per la loro salute e i loro frutti. Per curarlo esistono infiniti metodi. Tanto per cominciare, quando iniziamo a coltivare un pezzo di terra e le caratteristiche che ha il terreno non sono mutabili, perché quelle sono e quelle ci prendiamo, non dobbiamo, secondo me, incapponirci troppo a volerci coltivare cose che non sono adatte a quel tipo di terreno. Per esempio, se ho un terreno molto compatto, argilloso, duro, che non riesce ad essere penetrato da niente, è inutile che ci mettiamo a fare le carote o l'aglio o ortaggi che devono crescere sottoterra. Piuttosto potremmo pensare a qualcosa che cresce fuori dalla terra. Allo stesso modo con terreni molto drenanti o molto sciolti. Molte volte alcuni ortaggi hanno bisogno di molta acqua e che il terreno la trattenga molto, e quindi in terreni molto sabbiosi, sassosi o drenanti questo non è possibile. Adesso possiamo correggere il nostro terreno utilizzando diversi materiali. Per esempio, se vogliamo renderlo più drenante possiamo aggiungere della pietra pomice, dell'argilla, della
sabbia, alcuni diversi tipi di sabbia. È ovvio che se ne vogliamo coltivare molto ne avremo bisogno di molta di sabbia e quindi diventa molto complicato risolvere a livello amatoriale questo genere di problemi. Per quanto mi riguarda, in quanto io faccio un orto personale e non ho la necessità di soddisfare una domanda ben precisa, tiro a coltivare ciò che mi viene meglio in quel tipo di terreno. Adesso seguiamo un pochino il percorso del terreno quando decido di coltivarlo, che cosa posso fare per migliorarlo o renderlo più fertile. Esistono diversi tipi di concimazioni e queste hanno diversi scopi. Su questo canale, per esempio, mi avrete visto svariate volte utilizzare sia lo stallatico pellettato che del compost di lombrico. Questi due, per esempio, sono concimi organici che non servono propriamente a nutrire la nostra pianta in uno specifico macro o micronutriente, se non per lo stallatico che comunque ha una buona parte di azoto. In questo caso questo genere di concimazione serve a rafforzare la struttura organica del terreno e quindi a dargli una molto più grande corposità e tutte le caratteristiche del terreno ideale. Il terreno ideale sarebbe un terreno che riesce a trattenere molta acqua, ha tutti i nutrienti bilanciati nel modo giusto, il pH giusto, però noi cerchiamo ovviamente di renderlo più naturale possibile, perché in natura così si troverebbe il terreno. Poi ovviamente se è stato un prato fiorito per decine di anni magari non ha tutti quei parametri perfetti che vogliamo noi. Quindi adesso che abbiamo aggiunto materia organica al nostro terreno e lo abbiamo preparato per la coltivazione dei nostri ortaggi, questo dovrà riposare per un certo tempo, perché la materia organica non ha un effetto immediato ma deve lentamente decomporsi all'interno del nostro terreno e omogeneizzarsi con tutti i suoi componenti. Adesso, oltre al letame e al compost, possiamo aggiungere anche altri elementi che sono un po' più minerali ma sono sempre assolutamente di origine naturale. Per esempio la neonardite, che vi ho già fatto vedere, che è una sostanza altamente umificante che rende possibile la trasformazione e il miglioramento del nostro terreno da terreno molto sfruttato a terreno che riesce a trattenere meglio l'acqua, a trattenere meglio i nutrienti. Adesso, oltre a questo genere di concimi organici, esistono anche concimi molto più mirati. Anche me su questo canale mi avete visto utilizzare un genere di concime che ha diversi micronutrienti e diversi macronutrienti, sempre di origine naturale, ma non ha sostanza organica. Questo serve a nutrire specificatamente la pianta. Soprattutto si trovano sotto forma di granuli e hanno per lo più tre elementi che sono l'azoto, il fosforo e il potassio. L'azoto a crescere l'apparato fogliare e il fusto della pianta, il fosforo a nutrire in generale il terreno e aumentare la fertilità e il potassio che rende possibile la maturazione dei frutti e la migliora in caso di alcune difficoltà della pianta nel far maturare i frutti. Questi concimi però non aggiungono nessuna sostanza organica, nessuna struttura al nostro terreno. Quindi se utilizzassimo soltanto questi, il terreno comunque tornerebbe a perdere la forza di trattenere l'acqua, il nutrimento e la sua struttura, per il quale magari non si compatta tanto facilmente. Oltre a questo possono essere aggiunte anche altre sostanze che possiamo mettere insieme alla pietra pomice, la sabbia, l'argilla espansa, che sono ad esempio la zeolite, la bentonite, oppure anche altre diverse argille che ora non so, non mi vengono benissimo in mente. Può essere utilizzato anche il litotamnio. Sono tutti diversi elementi, che adesso non vi sto a spiegare uno per uno perché sennò ci stiamo un mese, che servono a migliorare il terreno. Le argille come la zeolite, per esempio, riescono a trattenere molto l'acqua e quindi renderanno il nostro terreno in grado di trattenere l'acqua per molto più tempo e molto più a lungo. Se noi abbiamo dei terreni che non riusciamo a irrigare con molta frequenza o che magari sono molto asciutti di suo, utilizzando la zeolite aumenteremo le sue capacità di trattenere l'acqua delle piogge o delle rare irrigazioni che gli diamo. Il litotamnio invece è un elemento derivato da alcune alghe marine che aumenta la fertilità del terreno e qui mi fermo perché è un argomento in più e più più. Alcune volte, soprattutto nel linguaggio popolare, viene utilizzato un termine che a me non piace e che permettetemi di passare come brutto, vecchio e decadente. Questo termine è il governo. Ne abbiamo già abbastanza del governo noi.
ci manca utilizzarlo nel terreno. Molto spesso infatti viene detto governare la terra o governare le nostre piante come dargli del concime, come se noi ci sentissimo il potere addosso di poter governare le nostre piante nell'orto, quando loro non hanno bisogno di noi, siamo noi che abbiamo bisogno di loro per poter vivere. Quindi noi abbiamo iniziato a governare le piante come se potessimo, quando in realtà stavamo e stiamo ancora distruggendo il terreno nelle quali vivono. Questa purtroppo è una brutta realtà ed è anche molto triste come discorso, però è la verità. Qui si apre una grande parentesi che io non posso neanche probabilmente sostenere, un discorso molto ampio e difficile, per il quale non è giusto ovviamente sfruttare la terra in questo modo, ma è anche esattamente ciò che l'agricoltura fa. L'agricoltura è di per sé una pratica intensiva, per il quale mettiamo molte piante in un determinato punto e cerchiamo di farle crescere in abbondanza per poterne usufruire come persone e mangiarcele. Se vogliamo autoprodurci del cibo a sufficienza per nutrirci tutti, dobbiamo farlo intensivamente. Se vogliamo farlo intensivamente, dobbiamo per forza sfruttare il terreno al massimo. Questa parola sfruttare è orrenda, però così è e così rimane. Questa serie di argomenti mi piacerebbe trattarla anche meglio in diversi video staccati, perché adesso si stanno creando molte correnti di ideali, soprattutto riguardanti l'agricoltura, come il biologico, il biodinamico. In questi anni si è creata un po' una nube generale intorno a queste correnti che ci fa sembrare tutto bello e meraviglioso, quando in realtà dovremmo un po' informarci per essere sicuri di ciò che si compra e ciò che si mangia. Non è detto che la filiera di coltivazione di quell'alimento non abbia intaccato il nostro ambiente o comunque sia un'agricoltura etica. Spero di essere giunto a un termine di questo video, perché non ne puedo più nemmeno io. Sto un po' testando quale può essere il vostro interesse riguardo a questi video, magari potreste farmelo sapere in un commento qua sotto, perché mi piacerebbe molto approfondire questi argomenti e poterne parlare e poter fare tanta polemica. Spero che questo video vi sia piaciuto, sia stato interessante per voi. Vi chiedo scusa se non è completo al 100% nelle sue definizioni, ma è molto difficile poterne parlare in modo così esaustivo in un video di 10-15 minuti e quindi... Quindi vi ringrazio per essere arrivati fino a qua. Se vi piace questo genere di argomenti, vi chiedo di mettere un mi piace per sostenere il mio canale. Iscrivetevi ed attivate la campanellina per ricevere una notifica ogni volta che esce un nuovo video, perché altrimenti YouTube non ve lo notifica. E noi come sempre ci vediamo in un prossimo video ogni mercoledì e domenica su questo canale. Al prossimo video!